sul marchio di Rapallo, sono appassionato di canarini, io non ho la possibilità di allevare all'interno e mi sono ricavato un piccolo spazio sul balcone. Ora vi faccio vedere un pochettino quello che io do ai miei canarini durante l'anno e poi vi faccio vedere il mio piccolo allevamento. Allora, io do bastoncino semimorbido che faccio io, con un po' di secco, un po' di morbido, do i tre tipi di semi, poi do della scagliola ed è un bastoncino che preparo io per le precove di bastoncino secco. Nel bastoncino secco io metto tre elementi, metto i sali minerali, do l'origano e do l'aglio. Sono due componenti molto importanti perché l'aglio è un antinfiammatorio naturale sia per il livello respiratorio che per intestinale e io mi trovo molto bene, allevando fuori mi trovo molto bene. E niente, quando preparo le cove, faccio la preparazione delle cove, nel bastoncino secco io do i semi germinati oppure faccio un altro tipo di bastoncino, faccio bastoncino secco con couscous e uovo sodo. Qui sto sempre per la precova perché si abituano un po' le canarine che poi somministrerò quando avranno i pullus. Benissimo, io poi qua ho dei prodotti che do per la pulizia delle gabbie che è il Foractil. Poi il front line che uso 2 o 3 volte all'anno per i canarini, poi per germinare i semi germinati ho questo filtro che ho ricavato da una teiera artigianale, mi trovo molto bene. Qua ho delle piccole appunti che io mi annoto e qua poi ho il libro della FOI dove io annoto le varie coppie dove ci sono poi dove mi depongo le varie uova, la nascita dei quanti pullus e quant'altro. Poi una cosa molto, molto bella che io ci tengo tantissimo che è l'album di Giovanni Albergo di una sua iniziativa che io ho partecipato e ne sono molto contento. Ebbene, adesso vi farò vedere il mio piccolo allevamento fuori sul balcone. Ecco qua. Ho due batterie, ho una batteria per i maschietti, io alleno canari rossi ala bianca intensi per brinati, ho un mosaico di colore rosso, questo è un brinato, questo è un nero mosaico, colore rosso, ho un rosso. Un altro brinato e un rosso. E adesso andiamo a vedere dalla parte opposta, sempre dal balcone, la batteria delle femmine. Ho una mosaica di colore rosso, ho una rossa, ho un'altra rossa, ho una nera mosaico e una brinata, sempre alla bianca. Dovrebbe arrivarmi adesso un'altra brinata per completare le coppie. Come potete vedere, questo è il mio balcone. Come allevamento io esterno mi trovo molto bene, io le cove incomincio a prepararle in marzo perché le stagioni sono più lunghe e sono anche più calde e quindi io incomincio il mio allevamento da marzo. Un salutone, grazie di tutto, ciao, a presto.